Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo episodio di Vita da Fotografi, la serie che vi dà delle idee su come risparmiare tempo e ottimizzare tempo nella vostra attività da fotografo. Oggi facciamo una recensione che volevo fare da 2 anni, da quando ho comprato questo aggeggio, che è lo scooter elettrico di Xiaomi, il Mi 360 prima versione. E per evitare che non sentiate niente con la mascherina, andiamo in studio, così vi parlo un po' della mia esperienza con questo aggeggio per i 2 anni in cui ne sono stato in possesso. Sì, parliamo un attimo dei pneumatici di questo monopattino elettrico, perché sono una delle note dolenti. Il fatto che questo monopattino non abbia sospensioni non permette l'assorbimento ottimale di tutte le disconnessioni, delle impurità della strada, e dovete avere sempre i pneumatici gonfi. Vi danno questo aggeggino nella confezione dello scooter, però io no, ancora dopo 2 anni non ho capito come funziona. Le gomme le gonfio sempre con questa soluzione qua, però non ho capito qual è il modo giusto per gonfiare le gomme, perché l'attacco è strano, non vi so dire. Vi faccio vedere come si fa rapidamente. Se voi conoscete qualche modo per gonfiare correttamente le gomme, scrivetemelo nei commenti. Vedete, appena si collega quello, si sgonfia la ruota. Non ho capito perché c'è questo sistema. Poi, quando collegate la vostra pompa, questo problema persiste, quindi dovete staccare immediatamente. Non essendo un aggancio stabile, e poi la gomma si sgonfia, bisogna tenere ben saldo. Diciamo che io le gonfio a 2,5, bisogna tenere ben saldo qui e poi svitare qua, altrimenti vi si sgonfia tutto. Ecco qua. Così dovremmo esserci. Non è l'operazione più facile al mondo da fare, almeno non con questi attrezzi che ho io. E dopo avervi parlato del problema principale e unico, se non fosse per un'altra cosa che vi dico a fine video, di questo monopattino elettrico, passiamo a spiegare un po' la storia di come sono arrivato a comprare un monopattino elettrico, anche se adesso sono molto diffusi. Partiamo col dire che ho acquistato questo monopattino elettrico ottobre del 2018, quindi sono passati 2 anni pieni. All'epoca, nel 2017, quando è stato commercializzato da Xiaomi, io non avevo mai visto un monopattino elettrico, sinceramente. C'erano gli hoverboard, le bici elettriche già da qualche anno, però una soluzione così compatta e efficace secondo me non l'avevo mai vista neanche in giro. Infatti qui in città credo di essere stato il primo ad acquistare una cosa del genere, perché tutti mi chiedevano all'epoca dove l'avessi acquistato, e credo di averne fatto vendere qualcuno ad Amazon. In quel periodo si cercava di legiferare e di regolamentare la circolazione di questi aggeggi in mezzo alla strada. Era uscito fuori la possibilità di casco obbligatorio, anche di targarli. La mancanza di attenzione sul regolamentare questi scooter elettrici è stata dovuta, secondo me, al fatto che molte società si sono messe a noleggiare questi monopattini, tant'è che anche a Cosenza da quest'anno è possibile noleggiare una serie di questi monopattini elettrici per circolare nella città. Credo che gli interessi di queste società di noleggio abbiano prevalso sulla regolamentazione della circolazione di questi mezzi. Inoltre c'è da dire che in particolare nella mia città, Cosenza, c'è il divieto con una
ordinanza comunale apposita di circolare lungo l'area pedonale. Infatti io quando attraverso l'area pedonale scendo sempre dallo scooter elettrico, mentre quelli che noleggiano, le persone che noleggiano questi scooter elettrici dalla società di noleggio circolano indisturbatamente anche nell'area pedonale. Lo so, non sono io se non faccio una piccola polemica. Poi specialmente in questo periodo di Covid, di seconda ondata, diciamo che il noleggio di mezzi che vengono toccati da molte mani diverse mi sembra un po' paradossale. Rimettendoci sul binario principale, vi dico perché questo video fa parte della serie Vita da fotografi. Perché in una città piccola, specialmente piccola come la mia, io ho sempre ritenuto paradossale dover prendere la macchina per spostarmi, per fare un breve tragitto. E quindi sono sempre uscito a piedi per risparmiare tempo. Forse si perde più tempo per trovare il parcheggio alla destinazione, vicino alla destinazione, che il tragitto in sé con la macchina. Quindi l'idea di avere uno scooter che mi potesse far risparmiare il tempo impiegato a percorrere, che ne so, qualche chilometro nella stessa città, nell'area urbana, mi ha sempre intrigato. E vi dico la verità, è una cosa che effettivamente mi ha fatto risparmiare nel corso di questi 2 anni un sacco di tempo che ho dedicato ovviamente al lavoro e non allo spostamento. Io sono fissato con questa cosa del tempo, a me il tempo, la perdita di tempo mi mangia il cervello. Quindi sostanzialmente io vi consiglio assolutamente di comprare una cosa del genere, anche perché adesso ci sono gli incentivi, gli eco bonus, quindi potete comprare tra l'altro da Amazon, vi lascio i link nella descrizione, usufruendo del bonus. E fra qualche minuto vi parlo anche della nuova serie di scooter di Xiaomi, perché è ancora più interessante. La bellezza di avere una possibilità, un mezzo del genere che ti consente anche di spostarti per distanze abbastanza elevate, vi dico che l'autonomia di questo era di 25 km, mi ha dato la possibilità anche di andare ad eseguire dei lavori con un risparmio di tempo veramente esagerato. Appunto, parlando brevemente di caratteristiche tecniche, questo è uno scooter che ha una batteria che ha un'autonomia di 30 km, vi consente di andare ad una velocità di 25 km orari, anche se io diciamo mi sono sempre limitato per quanto riguarda la velocità, anche per una questione di risparmiare batteria e quindi aumentare il range di portata. Vi sconsiglio di andare velocemente con questi scooter, anche perché l'angolo di sterzata è veramente basso e a delle sterzate repentine si rischia veramente di volare. Il sistema frenante è discreto, però sempre legato al discorso sicurezza, non è esattamente proprio un impianto frenante che vi dà la tranquillità di fermarvi in breve tempo se siete a delle velocità elevate. Io devo dire che ho provato a portarlo al massimo della velocità e in quel caso la frenata non è troppo efficace, quindi anche per questo vi sconsiglio di utilizzarlo come se foste in pista. La durata dei pneumatici: io questi pneumatici non li ho mai forati e non li ho mai cambiati da 2 anni, quindi vi posso assicurare che è una durata di tutto rispetto. Io credo di aver percorso più di 1000 km con questo scooter, adesso non ho un dato preciso. Come sicurezza aggiuntiva c'è, anche se non l'ho mai guidato di sera, una luce frontale che illumina abbastanza bene, anche se c'è una dominante verde che sinceramente mi fa senso, e c'è sul parafango posteriore un LED che indica quando frenate anche di giorno. Ovviamente, per quanto riguarda parti di ricambio, manutenzione, come vi dicevo, oltre a gonfiare le ruote non c'è stato fatto praticamente niente. Il peso è di 12 kg e io lo trasporto tranquillamente con una mano quando devo salire dei gradini o quando devo rientrarlo in casa. Ci sono 2 modalità, una standard che vi dà una accelerazione e uno spunto maggiore,
una modalità eco che, per la quale non vi so dare una differenza nel chilometraggio, perché non vi so dire quante volte ho caricato questa batteria, nel senso che non te ne rendi conto di quando la carichi, perché con il recupero dell'energia cinetica che è incorporato nella ruota, cioè voi quando lasciate l'acceleratore e siete in discesa, la ruota, o fate una frenata, la ruota recupera energia da quella situazione, in quella situazione lì, e quindi vi ricarica la batteria. Io vi dico la verità, non vi so dire, sì, mi è durata 40 km, ci ho fatto 45 km piuttosto che 30, perché è veramente un dato del quale non vi potete accorgere se non prestate veramente attenzione. Io vi posso dire che caricavo lo scooter, andavo tranquillamente dove volevo, poi quando vedevo che magari era ad una tacca di batteria lo mettevo a caricare, no? Così, senza darci peso. Diciamo che non avete nessun tipo di problema di autonomia. In questo momento Xiaomi ha ridisegnato un po' la lineup dei monopattini elettrici a disposizione. Questo qui, che è il Mi 365, dopo un paio d'anni ha avuto, quindi stiamo parlando dell'inizio del 2019, ha avuto un aggiornamento, una versione che è stata chiamata Pro, che aumentava l'autonomia della batteria. Era una batteria di capacità maggiore e in più una batteria più potente che vi dava un picco massimo di potenza di 600 watt. Era uno scooter un po' più grande, ovviamente, perché il pianale doveva ospitare questa batteria maggiore, e il display, al posto di esserci solo degli indicatori dello stato di batteria, era un display che ti mostrava anche, se non sbaglio, il chilometraggio e la velocità. Con la diffusione massiccia di questi scooter elettrici, Xiaomi ha ridisegnato la lineup, e in questo momento è particolarmente interessante perché ci sono ben tre scooter e hanno rinominato tutti questi scooter. Credo che questo scooter qua sia diventato adesso il Mi Scooter Essential, perché peso 12 kg, autonomia di 20 km e velocità massima di 20 km. E questo scooter qui, al momento attuale su Amazon, costa 259 euro. Io all'epoca pagai il mio 399, con l'eco bonus lo pagate penso 189. Adesso i conti a memoria non, al volo non riesco a farveli, però è molto semplice. Poi c'è una versione che si chiama 1S, guadagna un po' di peso rispetto ai 12 kg, diventa 12,5 kg, ha un'autonomia di 30 km e una velocità di 25 km/h. Anche questo, diciamo, è un bell'acquisto, perché se non sbaglio costa 359 euro, e se volete quei 10 km in più di autonomia, secondo me potrebbe essere valido. In più hanno confermato una versione Pro che si chiama, in questo caso, Mi Electric Scooter Pro 2, che ha, come vi dicevo prima, il motore da 600 watt, chiamiamolo motore, un'autonomia da 45 km e una velocità massima sempre di 25 km. Non ci sono indicazioni sul peso, perché ovviamente peserà un bel po' di più, non lo dicono, ovviamente è un contro. Che cosa vi devo dire in più, e per chiudere questo video che sta diventando lunghetto come al solito, che io sto per restituire questo scooter elettrico e probabilmente comprerò la versione, quella Essential. È un acquisto che non c'è neanche bisogno di ragionarci. Perché restituisco questo scooter? Perché questo scooter ha avuto un problema e un richiamo da Xiaomi all'inizio del 2020. Mi è arrivata la mail che mi chiedeva di controllare il numero seriale perché c'è un problema nel pignone, si chiama, dello sterzo. Praticamente c'è il rischio che si spezzi per un problema, per un difetto, per il quale sono stati richiamati tutta una serie di numeri seriali dei primi lotti di produzione di questo scooter. Effettivamente io devo dire che durante l'utilizzo di questo scooter lo sterzo si è, oltre che piegato, si fa un rumore che potete vedere e potete sentire in alcune occasioni nell'inizio dell'intro di questo video. Se ci fate caso sentite un cigolio strano. Quindi io dovrò restituire questo scooter qua, ma lo ricomprerò senza pensarci poi molto, perché effettivamente per la vita di noi fotografi e per degli spostamenti, per risparmiare tempo sugli spostamenti, questo scooter, gli scooter elettrici, i monopattini elettrici sono veramente una sorta di benedizione.